Da qui ogni giorno partono e arrivano tantissime persone. Molti tornano da un lungo viaggio, altri partono con la speranza di un nuovo destino. Emozioni, paure, sogni, illusioni e migliaia di storie da raccontare. Quante storie in aeroporto, genitori che piangono perché i loro figli partono per il viaggio della vita, o agli arrivi, quanti in ansia ad aspettare una moglie, una fidanzata, una persona cara o un figlio che non riabbracciano da tanto tempo. In aeroporto è pieno di storie così, belle, e noi vogliamo raccontarle. Di storie ce ne sono molte, ma quella che sto per raccontarvi è veramente toccante. Mettetevi nei panni di un genitore, di un papà, che sta accompagnando in aeroporto la propria figlia diciottenne che ha deciso di lasciare il proprio paese per una destinazione dall'altra parte del mondo. Provate a mettervi nei panni di quel papà, che un giorno si è sentito dire dalla propria figlia: papà, parto, per sempre. Ciao, ma state piangendo per vostra figlia? A parte per il Canada. Ah, ma allora, per tempo, per tanto tempo? Sì, a lavorare, poi vuole studiare, quindi tornerà, però è sempre una sicurezza. Lo so, immagino. C'ho le due figlie pure io, mannaggia la miseria. Ti giuro che lo sto proprio in merda. Ma te, a parte per trovarla. Esatto. È un casino, cazzo. Ho già 18 anni, mi perdo tutto il meglio. Ma quanto tempo sta? Per sempre, stesso. Ah, per sempre. Lei vuole stare là sempre, capito? Quello è il suo fidanzato, povero Cristo, mi mette nei suoi panni, cazzo. Ti giuro, sono... Ah, porca miseria, così proprio. Mi devi credere che... Non ci credo. Ma lei ha deciso, come ha fatto a decidere? Così, sembra che il Canada sia il posto più bello del mondo. Alla fine lei vuole andare là, lavorerà un paio d'anni, poi inizia a fare l'università. Sai che non mi do pace, io, cazzo. Ma quando è che ha deciso? Due anni fa, due o tre anni fa. Cioè, due o tre anni fa ti vivo di Canada? Ha programmato, sì. Ma è sempre... Siamo andati l'anno scorso a vedere a Vancouver. E le è piaciuta impazzire? Sì, ragazzi, è durissima, ti giuro. Preferirei farmi dare quattro cazzotti in faccia al giorno pur di non lasciarla andare. Non posso non lasciarla andare, come fai? No, come fai? Non è possibile. Perché poi alla fine è facile decidere. Io sono uno che... Che non piange mai. Ma no, pure vedere mia figlia così che se ne va. Sì, andremo a trovarla, dai. E l'idea di andare anche lui? Solo che è un discorso che sai, bisogna mettere da parte soldi, ti devi preparare. È facile. Chi lo fa, studia? Sì, ha finito tra l'altro, ma anche molto bravo. Lui di origine ivoriano, i genitori. Un bravissimo ragazzo, un angelo, un tesoro. Infatti mi dispiace anche per quello. Il vuoto, sai che cos'è che ti uccide? Il vuoto, quello che ti resta è come se ci avessi una bestia lì. Addirittura così. E io sono un sentimentale. Ma scusa, ma quando te l'ha detto, ah, in cane 3 anni fa, come hai iniziato? Io non ci credevo neanche. Ah, sì. Sì, poi finché non arriva il momento, poi la incoraggiavo io, e non è che le dicevo no, non andare, però poi come cavolo fai? Quindi hai distrutto la famiglia. Quanti anni fa hai deciso di partire? Quanti anni fa? Hai deciso vado in Canada? 3 anni fa. E fai detto, sai che ti dico, quasi quasi me ne vado in Canada.
cioè, ho iniziato a vedere Vancouver eccetera. Ma adesso cosa fai? Vai là e? Vado là, devo lavorare finché non ho la residenza, poi vado all'università. Adesso quanti anni hai? 18, fatto 18 giugno. E lavorare dove? Non sai ancora? Ma hai già una sistemazione, una casa? Per 10 giorni. E poi devi cercare? Ma dai! Cioè cerchi casa, cerchi lavoro, non hai neanche lavoro? No. Niente? Ho fatto il curriculum, ma inizio a cercare. Ma questo non va via senza... Così? Poi. Se va là, se la vede lei. No, posso dirti, magari ti rompi le balle, tra 6 mesi torna. Vabbè, cioè, spero di no. Nonostante io abbia qua tutto, spero di no. Perché qua non... L'Italia è bella, ma... E là chi aspetta? Andare... Conoscenze, ma nessuno. Prendo il taxi, ho prenotato su Airbnb, non so se è presente. Ah, sì. Ho prenotato una stanza, vado da questa ragazza e sono lì, l'ho presa perché in centro, è un buco, però è in centro. Almeno perché i mezzi costano lì, quindi... E poi vedi? Sì, poi vedo. L'obiettivo è prima cameriera. Sì, all'inizio sì, per forza, poi... L'obiettivo è lavoro, pagarmi gli studi e all'università. Che facoltà? Psicologia vorrei fare. Ma ti iscrivi subito o aspetti? No, aspetto, perché per gli stranieri lo fanno pagare 20.000 all'anno. E vabbè. Mazza, 20.000 all'anno? Sì. Tanta roba. No, è bellissimo. La UBC si chiama British Columbia University, è bellissimo. E quanti anni sono? 5? Sono 4, più vabbè le specializzazioni. Quindi 80.000 euro. Ma tu vuoi fare come cameriere 80.000 euro? No, ma va, no. Io infatti aspetto di prendere la residenza, poi pago come canadese. Ah, e quanto tempo ci vuole per prendere la residenza? 2 annetti, magari anche 3, ora che ho ottenuto. Ah, così. E intanto studi però? Sì, no, intanto lavoro. Lavoro però potresti studiare? E fare corsi no, perché non te lo permette. Il visto non lo permette. Però probabilmente dovrò andare al college proprio per un fatto del visto, quindi studierò qualcosa. Bello. Ma papà come l'ha presa? Male. Malissimo. Cioè bene ma male, sta male. Ma sono l'unica femmina. E anche tu fidanzato? Sì. Cioè stai male tu, sta male lui, sta male tutti. Però non ti è passata per la... Cioè io voglio andare lì. Sì, è troppo tempo che ci penso. Cioè qui io non vedo un futuro. L'obiettivo è che lui ti raggiunga? Anche sì. Poi speriamo. Non si sa mai come vanno le cose, però speriamo. Poi buon viaggio. Grazie mille. Arrivederci. Ciao. Salve. Vado. Put your hand, all the answers to rest your heart. If something happens, see it coming. Thank you.
quanti baci, abbracci, sorrisi, urla di gioia, quanta energia positiva in aeroporto. E a volte può capitare che tutta questa energia positiva, tutte queste emozioni possano essere sprigionate da una sola persona. Ciao. Ciao. Ciao Marco, piacere. Annarita. Ciao Annarita. Ti vedo tutta in tensione. Sta aspettando mio figlio che torna da New York. Sì, è andato a trovare suo padre che abita lì. È stato via 3 mesi. Tre mesi? Il 13 giugno subito dopo la scuola. Così l'ho fatta da 4 anni, da quando io sono tornata a vivere in Italia. E quanti anni hai? 10. Dice, ah, è piccolissimo. Sì, ma prende l'aereo da quando ho 8 anni con la hostess. Sì, sì. È tranquillo. Però c'è sempre, ma tu sei un'emozione. Agitata. Sì, perché sono tre mesi che non lo vedo. È la prima volta che siamo lontani da così tanto tempo. No, è un angelo. Dove abitate? A Monza. Ah, a Monza. Sì, sì, sì. Ora a Milano e ci siamo trasferiti 4 anni fa da New York. Siamo... Ma tu, scusa, tu hai vissuto a New York? Sì, 12 anni. 12 anni. E lì hai conosciuto tuo marito? Sì, mio marito. Mio ex marito. Dove? Adesso però. A New York nell'East Village. Lui è americano? No! Capito, italiano. Sì. È durata? 5 anni. 5 anni. E poi perché è finita? Vabbè, incomprensione, incompatibilità di carattere, si dice. Dopo 5 anni? Vabbè, ma c'era sempre stato. Comunque a New York eravamo solo io e suo padre, non avevamo nessun parente, niente. Col tornare dai miei genitori che abitavano qua e volevo anche che Leo vivesse un po' l'Italia. L'Europa, sì, l'Italia, vivesse i suoi nonni, sì. No? Il suo padre viene tutte le volte che può, Natale, no? Compleanno. E adesso lui ha lasciato il babbo e... Infatti è sempre... Sempre lascia di quella, cioè... Sì, perché dall'altra parte appunto però è contento adesso di vedere me e... Però infatti mi domando com'è andata... Stanotte mi sono svegliata alle 3 di notte sapendo che doveva prendere l'aereo dall'altra parte e mi immaginavo insomma... Che mollava il papà? Sì, e in che stato fosse insomma, perché... È grande, è bravo Leo. Sì, bravo bambino. Beh sì. Crescerà in fretta. Già a 10 anni ha affrontato il cambio di vita totale, cioè a 5 anni. Sì. L'hai vissuta bene a 5 anni? Sì, sì, gli mancava New York tantissimo, non parlava neanche l'italiano, anche se i suoi genitori erano italiani, ma lui viveva tutto in inglese. Ma quando lui parte, cioè per le vacanze soffre. Ah sì. Siamo sempre stati insieme io e lui, sempre. Sì, appiccicati. Una cosa sola. Sì, di quelli che sì. Sai che ti dice che ti fai sciogliere. Leo? Sì. Ah, beh. Anche solo quando mi dice I love you, quando mi dice quanto sei bella mamma, bugiardo. Allora. Ma tu andresti a rivivere in America? Me lo domando spesso, ci fossero le opportunità, le cose, però no. No, non lo so, un capitolo chiuso, cioè lo farei solo se proprio fosse necessario per stare con Leo. Ah, sì. Solo per quello. E lui? Lui non lo so, questo è sempre, a volte ci pensa. Certo, se gli dico dai, cioè, se torniamo tutti insieme a New York, lui è contento. Ah. Quello sarebbe... Certo, che avrebbe torniamo... mamma e papà lì. Adesso mo' arriva. che non vedo, mi fanno male le braccia per quanto tempo non l'ho abbracciato. Sì. Vabbè, non ammazzarlo, adesso. L'ho stritto lì. Sì, no. Volevo veramente abbracciare qualsiasi bambino per strada in questo periodo. Grazie. ti senti a metà quando sei abituato a fare quello sempre, quando non c'è, diventa, ti manca il respiro, una parte. Sì, una parte di te, non c'è niente da fare. Sì. Quindi. Poi. Oh. Ti lascio. Grazie. E abbraccio forte anche da parte mia.
arrivi, quando il volo è dal Sud America, nella maggior parte dei casi si tratta di emozioni forti. Spesso sono ricongiungimenti familiari, come la storia che sto per raccontarvi. Un papà, una mamma, la loro bimba in un'attesa speciale, per un incontro speciale. Ciao Marco, piacere. Molto piacere. Voi siete qua? Cioè, siete qua perché aspettate. Sì. Aspettate, sì. Chi? Mia sorella. Tua sorella? Ah, e quanti anni ha questa sorella? 14. Ma è molto più grande di te allora. Sì. E cosa, è andata in vacanza? No, lei abita in Brasile. Ah. È la prima volta che viene in Italia. Quindi sì, siamo tutte emozionati. Ma scusa, te li da quanto che non la vedi? No, io vado sempre in Brasile due volte all'anno, vado, sì. Però lei non è mai venuta qua. È la prima volta? Prima volta, dopo 10 anni che vivo qua, la prima volta. Pensate. E tu invece? Invece lei è nata qui. Sì. E non l'hai mai vista? No, l'ho già vista. L'ultima volta che l'hai vista quando? Penso 2 anni fa. Ah, è 2 anni che non la vedi. Scusa, ma tu te la ricordi bene, tua sorella? Sono 2 anni che non la vedi. Sì, me la ricordo bene. Sì? C'era parecchio. E lui con chi vive? Con mia mamma. Con tua mamma? Sì, sì. Mia sorella. Beh, emozionata? Molto emozionata. Primo viaggio, quindi... Poi dal Brasile qua tante ore. Sì. Non avrà dormito nuovo. Mai. No, non penso. Tutto sì, nuovo, credo. Cibo, sì. Tutto diverso la prima sì. volta. Wow. Sì. E quanto si ferma? Un mese. E voi come vi siete conosciuti? A Rio. 15 anni fa. In vacanza a Rio. Lì nel suo paese ci siamo conosciuti ed è arrivata lei. Ma poi non parla solo portoghese? Solo portoghese. Sì. Pensa, a 14 anni è in un mondo completamente diverso. È viaggiato diverso. Da sola, anche solo con l'accompagnamento della compagnia. Sì. Una bella esperienza di vita. Porca miseria, 14 anni tanta roba. Ma non hai mai provato di venire qua in Italia? Ma... vero? Sì, abbiamo provato più di una volta, solo che lei non era molto entusiasta, era piccola, no? Adesso crescendo gli è venuta la curiosità, sai, della novità. Certo. Beh, però scusa, quando è che l'hai lasciata là? Ma sono quanti anni sono qua? Sono 10 anni? 2008. 16-18 anni fa. La bimba si è attaccata moltissimo a sua mamma perché l'ha praticamente cresciuta lei. Ah. E farla venire sembrava una forzatura finché non ha voluto lei, cioè ha espresso. Ah, certo. Alla fine tua mamma l'ha tirata su. Sì, sì. L'ha tirata su, ecco perché. Sì. E qual è il momento che ti è mancata di più? C'è stato un momento in cui le crisi, sono arrivate le crisi. Ah. Ah, sì. In questi 14 anni qual è stato il momento più difficile? C'è un'altra domanda. Ah, ce ne sono state, sì. C'è del tipo vado torno a vivere in Brasile? Sì, tante volte. Ah, sì. Sono andata in depressione. È duro perché siamo troppo famiglia, siamo troppo legati. Con tua mamma, tua sorella. Sì, 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 sì. È stata dura. Ah, sì. Ma il periodo più duro quando? Ah, io penso quando è nata Giorgia. Ah, perché sì. Quello che faccio con lei non ho fatto con... Ah, il senso di colpa. Ecco. Perché non avevo la testa che oggi. Certo. Sì. Ero una ragazzina, non sapevo cos'è essere mamma. 17 anni. Mazza. Non ho preso cura di lei come ho fatto con... Giorgia. E questo per te è stato un senso di colpa, cioè dolore? Sì, sì. Lo patisce lei? Cioè, non dice nulla, però penso di sì, sicuramente sì. È che probabilmente è cresciuta vivendo l'esperienza della mamma con tua mamma. La sua mamma è stata mia mamma, la nonna. Guarda che escono anche di là, È quello che sto... Io non sapevo che era incinta, no? Lo sapevi? No. A chi era? Perché abitava Rio. Ah. Però dopo non l'ho più visto. Non ho più voluto sapere di me, della bambina. Però sapevo che aspettavi di me. Sì, sapeva dove abitavo, sapevo tutto. Però così ho visto lui, è stata una volta o due che ti avevo visto in Brasile?
siamo conosciute prima che rimanevi incinta? Due volte, no? Penso che non ci sentiamo domani. Due volte. Così lui è rimasto con me, anche se era incinta. Ma penso, ma è bellissimo. È lui che ha scoperto che era incinta, io non sapevo che era incinta. Ma dai. Io mi sentivo male, no? Vomitavo, nausea, nausea. Lui mi chiede, ma tu non sei incinta? Ho detto, no, non era incinta. Pensate. Tanti anni fa, 15 anni fa. Quindi hai fatto praticamente da papà. Praticamente sì, lei mi chiama papà. Sì, ah, sì, sì, chiama papà. E dai che non esci, mamma mia. Cioè, si apre. Adesso quanto è? 6 mesi che non la vedi? Sei mesi, però poi sì. Sei mesi, ma l'idea che arriva qua è per quello, la prima volta in Italia. È quello, sai. Ce l'hai solo sempre raccontata. Sì, è quello, per questo sono emozionata un po'. Solo raccontata. Ecco, questa è la sua amichetta. È lei, ecco. Eccola. Vai. Mi sono proprio emozionato. Sono felice di aver incontrato questi amici. Spero che abbiano lasciato qualcosa anche a voi. Vi aspetto alla prossima puntata di Hello Goodbye.